sono state così lucidamente ed esaurientemente espresse dai colleghi che mi hanno preceduto. Voglio soltanto, come dire, a conforto di quello che è stato detto, ricordare che tra l'altro non soltanto è residuale, ma la pena prevista per l'abuso d'ufficio va da 1 a 4 anni, e voi capite che chi è condannato eventualmente al minimo della pena con le attenuanti generiche se la cava con qualche mese di reclusione. Ora, non c'è attinenza indubbiamente con la materia di cui si parla, non dobbiamo mai dimenticare, man mano che procediamo nel dibattito, che si tratta di norme sulle misure di prevenzione, cioè misure che si applicano a chi è semplicemente indiziato ma non è ancora imputato e non è un condannato. Non si tratta di aumentare le pene né di stabilire misure di sicurezza per chi il reato lo ha commesso. Quindi per questo motivo cerchiamo di rimanere nell'ambito e nell'alveo della materia in discussione. Grazie collega Sannicandro. Non ci sono altri interventi, quindi pongo in votazione emendamento 1.8, Sarti, Nuti ed altri. Parere contrario Commissione e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Vico. Binetti. Rabino. Chi altro non ha votato? Bueno. Bene, hanno votato tutti, sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 65 favorevoli, 314 contrari, la Camera respinge. Passiamo alla votazione dell'articolo 1. Non ci sono interventi. Dichiaro aperta la votazione sull'articolo 1. Tartaglione. Santanchè. Qualcun altro? Non mi pare. Boccuzzi. Boccuzzi ha votato. Hanno votato tutti? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 294.